No, 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 signori, lasciate fare a me. Nella vita mi sono capitate diverse circostanze difficili e le ho superate tutte e mi hanno perfino ringraziato. Voi dite, Petra, che è un giovanotto? Oh, sì, avrà un 33 anni. Ma per quanto meglio, se uno giovane ci fa presto a capire. È un guaio quando è una vecchia volpe, ma un giovanotto è come un libro. Ma non posso credere,
insegnamento. Ah sì? Questo è un bene. Sapete perché si dice? No. Denari nuovi, fortuna nuova. Precisamente, precisamente, proprio così. Addio, Anton Antonovic, mi sono profondamente grato. È stato un piacere conoscerti. E devo dire che in nessun posto ho avuto una così bella accoglienza. Addio, addio. Voglio che la nostra casa sia la prima di tutta la capitale, oh sì. E che nella mia casa ci sia un tal profumo, ma un tal profumo da non poter entrare senza socchiudere gli occhi. Oh, che bellezza! Si deve chiudere le voci, Anton, che hai toccato una grande che gioia ho provato. La figlia di Amandrea si sposa, mi ha detto. Sono stata tanto contenta che non vedevo l'ora di dirlo personalmente. Il punto umano che abbiamo preso per un ispettore non ha fatto l'ispettore! Ma che ti ha mandato dicendo? No, non è che ha fatto, l'ho saputo da una lettera. Da quale lettera? Da una sua lettera. Ecco, questa. Chi l'ha messa in giro, volete sapere? Certo. Sì. Ecco chi è stata. Questa intelligentona. Chi? Io? Certo, voi. Ma voi, figuriamoci, non ci pensavo neanche. Ma certo che siete stata voi. Si capisce. Arriva di corsa dalla trattoria, come fosse ammazzita. Sì. È arrivato, non paga. L'avete trovato il personaggio importante, eh? Eh già. E chi poteva essere, signor Giuri, la pettegola della città, bugiarda maledetta? Il diavolo mi porti voi, il vostro ispettore, le vostre fandaglie! Non fate altro che correre a destra e a sinistra per tutta la città, a togliere la pace alle persone per bene! Maledetto papagallo, non fate altro che segnare di zanna, cattagliare senza coda! Imbecille! Istruttiamo! La pettegola della città, che non chiude mai la bocca e continua giorno e notte, continua! Giunto da Pietroburgo per ordine dello zar, chiede di parlare immediatamente con voi. Signori, per gli interpreti femminili della compagnia teatrale La Soffitta, la signora Hilde Vigolo Fochesato, ci vuole raggiungere? Grazie a questo pubblico stupendo e grazie ai due presidenti che voglio chiamare nuovamente qui sul palco, presidente del Lions Club Lonigo, Ferruccio Savegnago, presidente dell'ANFAS Lonigo, Pierino Magri. Dovrebbe in questo momento essere ufficialmente consegnato l'assegno con il ricavato della serata che voi così gentilmente avete devoluto. Il nostro contributo che sono 4.500 euro. Un sogno che aveva da anni, quello di recitare in questo teatro, questa meravigliosa opportunità ci è stata offerta questa sera dal Lions Club di Lonigo, che ringraziamo di tutto cuore, veramente. Grazie Presidente, grazie a tutto direttore.